Oh, ciao bimbi, eccoci qua. E guardate un po' che cosa ho con me. Ebbene sì, un pezzo di cartone. Forse la forma qualcosa vi ricorda. Ebbene, oggi andremo a realizzare un fantastico telaio, proprio come quelli che abbiamo a scuola. Glielo insegniamo anche a mamma e papà, perché saranno loro che dovranno aiutarci. Allora, basterà prendere un pezzo di cartone. E chi ha la bucatrice, quella con un buco, potrà utilizzare quella, o altrimenti, guardate, con un semplice cacciavite, che è uno strumento che quasi tutti abbiamo a casa, andremo a fare dei fori. Uno, due, tre, quattro. 5. I fori li faremo per tutti e quattro i lati. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4. Andiamo magari a ripassare quelli che, vedete, il dietro sarà così. Andiamo a ripassare quelli su cui vediamo il cartone. Ancora lo vediamo dal buco, diciamo che il buco non è proprio libero. Ecco qua. Oh, e diciamo che il primo telaio è pronto. Dopo vi mostrerò come i bambini potranno utilizzarlo. Passiamo al secondo adesso. Eccoci di nuovo qui. Per realizzare il secondo telaio avremo bisogno sempre di un cartone, però questa volta un po' più grande. Potrete decidere comunque voi la grandezza. Adesso vi faccio vedere. Ah, dimenticavo, avremo anche bisogno di un po' di pasta. Io ho deciso di prenderne tre tipi. Uno, due e tre. Per realizzare in un unico pannello più percorsi che il bambino potrà poi infilare per esercitare la sua motricità fine. Avremo bisogno anche della pistola a caldo. Eccoci qua. Allora, inizierò con quelli più grandi, quindi andremo in ordine di difficoltà. Prendo la pasta, mettiamo un po' di colla e incolliamola. Uno. Due, tre, poi procederò con il formato un po' più piccolino. Questa volta farò una riga dritta. Uno, due, 3, 4. E adesso ancora più difficile, un buco molto piccolo. Uno, due, 3. 5. E il gioco è fatto. Eccoci qua. Allora, dopo aver realizzato il nostro telaio, basterà dare
una matassa di filo, in questo caso il mio è lo spago, ma voi potrete utilizzare, non so, la lana, il cotone, la fettuccia, quello che volete, e lasciare che il vostro bambino eserciti la sua motricità fine. Potrà scegliere se passarlo su un'unica striscia oppure continuare il suo percorso anche piano piano tirando per gli altri buchini della pasta. Ma tra poco ve lo mostro proprio con le mani, attraverso le mani e gli occhi di un bambino. Aspettatemi, eh! Ecco qua, e adesso tocca a voi. Ciao bimbi, buon divertimento!